parte della giornata è la riabilitazione dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore. E passerei subito la parola a Sebastiano per farci raccontare un po' quella che è stato il suo percorso formativo e lavorativo come fisioterapista. Ok, allora proverò a riassumere perché la storia è un po' lunga, come sai. Ma nel breve, io vengo da un altro settore, mi occupavo d'altro, ero intanto un atleta, diciamo a buoni livelli, nel calcio a 5, poi contemporaneamente, insomma, lavoravo nella comunicazione digitale. Poi ho avuto un problema grave ad un ginocchio, un infortunio che ha portato via tanti anni della mia vita tra operazioni e riabilitazione, questo in Italia prima, poi all'estero. È stata un'esperienza molto lunga, il che mi ha avvicinato alla riabilitazione, per cui mi sono dovuto trasferire un paio d'anni negli Stati Uniti. Insomma, questo mi ha esposto in prima persona a un processo diverso, perché in paesi diversi le cose sono diverse, in ambito riabilitativo ortopedico. Al rientro in Italia, quando sostanzialmente sono stato in grado di tornare sulle mie gambe, perché la cosa è stata molto, molto complicata, la scelta è stata quella di fare quello che mi sentivo di fare, e cioè, per fortuna supportato, insomma, da quella che era la situazione familiare, altrimenti sarebbe stato un problema. Scegliere di conseguire un bachelor in fisioterapia, la scelta è stata quella di farlo all'estero. Ho studiato non in Italia perché volevo un bachelor quadriennale. Ci sono come dire, degli inquadramenti che aiutano, se hai un bachelor quadriennale, a procedere poi in una carriera successiva, e quindi ho conseguito un bachelor quadriennale in Svizzera. Dopodiché sono andato avanti con le specializzazioni, con una certificazione in fisioterapia sportiva, un master in biomeccanica che ho conseguito da poco, e statistica all'Università di Oxford. Adesso sta iniziando la parte di ricerca, quindi sto lavorando su quello. E questo è quello che in breve mi ha portato a lavorare come fisioterapista in Svizzera, dove io adesso vivo e lavoro. Ho aperto un centro con due soci a Lugano, lavoro in un altro centro nello Carnese, e lavoro al Centro Cantonale di Medicina dello Sport, che è un grosso centro di medicina sportiva associato al centro di training nazionale, che è un posto surreale, con una possibilità di ospitare tutti gli sport olimpici. Quindi è molto bello lavorare in un setting così, però è molto, molto particolare. Va anche detto, tutti i team nazionali vengono lì, e io sono fisioterapista nazionale di nuoto, e vari fisio del nostro team seguono vari team nazionali. E questo è quanto, nel brevissimo. Sì, molto conciso. Spero. Infatti la prima domanda parte proprio da queste tue esperienze, quella prima negli Stati Uniti, poi in Svizzera. Tanti colleghi che seguono la pagina ci scrivono perché sono interessati a lavorare o studiare all'estero. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, quali sono i vantaggi, innanzitutto, da un punto di vista professionale, di fare questo tipo di scelta? E poi nel tuo caso specifico, cosa ti ha dato l'esperienza statunitense e cosa ti ha dato quella svizzera? Diciamo che, se siamo stati brevi sulla prima parte, forse qui conviene dilungarsi un po' di più. Ci sono tanti aspetti. Diciamo che prima, secondo me, un paio di premesse conviene farle. Questo mi viene chiesto spesso anche in altre situazioni, magari in università o nei congressi, quando capita di parlare anche con colleghi. Prima di tutto, noi abbiamo una professione che svolgiamo una professione che non ha una casa, volendo, nel senso che se io faccio l'architetto e l'architetto ha delle leggi di riferimento in un paese, cambiare paese vuol dire cambiare contesto legislativo, vuol dire a volte non poterlo proprio fare, no? Trasferirsi vuol dire o rilaurearsi o rispecializzarsi, può essere un vero problema. Questo per noi, in linea di massima, non sempre, dipende poi dai paesi, non, è una barriera che non esiste. Quindi noi abbiamo una grande fortuna, il fatto di poter lavorare dove vogliamo nel mondo, più o meno, insomma, dipende, con il nostro titolo professionale. Ovviamente non è sempre così. E l'esempio degli Stati Uniti è un buon esempio, no? Visto che ne abbiamo parlato, trasferirsi negli States come fisio vuol dire praticamente rilaurearsi, ma perché il sistema è molto diverso. Però siamo in Unione Europea, quindi diciamo che già in Unione Europea il trasferimento è abbastanza semplice. Vantaggi: l'esposizione, secondo me, e qui dipende poi ognuno di noi come è fatto, l'esposizione a culture diverse, a realtà diverse.
E poi esperienze di vita, sostanzialmente. Quindi dipende quello che vogliamo fare. Il singolo potrebbe trovarsi molto bene a vivere l'intera vita nel paese dove è nato, il che va benissimo ed è assolutamente, come dire, qualitativamente la stessa identica cosa rispetto magari a vivere in due o tre contesti diversi nell'arco di una vita. Questo espone a sistemi sanitari diversi, perché per esempio in Italia c'è un sistema sanitario pubblico, in Svizzera e negli Stati Uniti è, seppur diverso, è assicurativo. Quindi è molto diverso, molto interessante. Poi la cultura dei posti in cui si va è differente, quindi per lo studio dipende, secondo me per lo studio dovrebbe essere obbligatorio il fatto di già a livello del liceo di fare un anno all'estero, è una questione proprio di apertura mentale, si vede e poi eventualmente si giudica se si è interessati a fare qualcosa all'estero oppure no, si potrebbe decidere che si sta benissimo nel proprio paese. Per quanto riguarda invece il lavoro, i contesti sono diversi, la figura del fisioterapista è diversa, nei vari paesi. Negli Stati Uniti, per esempio, l'accesso diretto è una realtà che è iniziata molto prima. Il fisioterapista adesso, quasi in tutti gli stati, ha il reale accesso diretto. C'è anche in Italia l'accesso diretto, c'è in tanti paesi, ma il reale accesso diretto anche come inquadramento poi gerarchico. Il fisioterapista può gestire legalmente il paziente a 360 gradi, diagnosi, prognosi, impostazione del trattamento e fine trattamento, se non ritiene che ci siano altri professionisti sanitari da coinvolgere. Ovviamente, qualora lo ritenga, lo fa e lo farà. Il rapporto con la classe medica è mediamente diverso perché non è gerarchico, non esiste alcun tipo di scalino verso l'alto, verso il basso, e questo l'ho visto in realtà neurologiche e ortopediche di massimo livello, quindi le riunioni multidisciplinari sono davvero così. Ed è così la vita di tutti i giorni, ci si incontra nei corridoi, si discute di un caso, la sala operatoria è una cosa normale, si sta sempre in sala operatoria almeno una volta a settimana, dipende poi dalla realtà, e sono i chirurghi a dire bene, adesso meglio fare questo o quest'altro in sala, perché poi tu riabiliterai il paziente e mi devi dire tu cosa fare, no? Quindi c'è un bello scambio. Questo vale per gli States. In Svizzera io trovo una realtà abbastanza simile. Soprattutto la cosa che mi piace, mi sta piacendo, è la meritocrazia. Negli States non esiste la carriera per anzianità, non ho mai visto, sicuramente c'è, ma io non ho mai avuto come dire, diretto contatto con questo fenomeno, per cui soggetti giovani, clinicamente e anche proprio di anni di carriera, diventano coordinatori di dipartimenti di fisioterapia, piuttosto che medici anche a 30 anni, 28 anni, ho visto cose di questo tipo. Si va esclusivamente sulla merito, produttività, capacità, attitudine. Questo sta, vedo similitudini con la Svizzera, lavoriamo bene con i medici, e adesso che c'è la mia personale grossa transizione verso la ricerca, devo dire che questo trova un buon ambiente, ecco, diciamo l'ambiente favorisce il tutto. In più, questo va detto, nei confronti della Svizzera ci sono, e per chi è interessato lo consiglio, HSBC, che è una realtà che fa delle classifiche, dei ranking internazionali per chi vuole espatriare, fatti sulla base di chi è già espatriato, chi vive all'estero, posiziona al posto numero uno per l'espatrio la Svizzera, per vari motivi, non solo quello economico, qualità della vita, eccetera. E questo effettivamente si vede nella qualità della vita, crescita di una famiglia, figli, anche forza, diciamo, di uno stipendio un po' più alto che permette di avere più tranquillità nel fare determinate scelte, investire di più nella formazione, aprire un centro, meno burocrazia, eccetera. Pro e contro, ovviamente. L'Italia dei pro, la Svizzera dei pro, la Francia dei pro, che non conosco, ma insomma, tutto il mondo è così, ecco. Certo. E l'unico commento finale vorrei dire, almeno per me, si potrebbe ricondurre a forse una citazione, non ho neanche idea di chi sia l'autore della citazione, ma il senso è questo, non è tanto un discorso di andare a vedere l'erba del vicino che è più verde, ma semplicemente l'erba di una tonalità diversa di verde, nel senso ci sono tante cose diverse, tante sfumature e personalmente a me interessa molto, per cui non escludo che ci siano altri passaggi più avanti, magari in altri posti, vedremo. Sì, no, infatti anche io vivendo all'estero, quello che noto è che a volte c'è un'idealizzazione di quello che è l'estero, che poi non è vero, cioè ci sono, come dicevi, delle cose positive, delle cose negative, Assolutamente. però è sicuramente il fatto di vedere quelle cose, nel mio caso quello che ho trovato interessante è il fatto di riconsiderare il concetto di normalità, perché quello che è normalità per te in un paese o per quella che è la tua cultura non è normalità in un altro paese, per cui riconsiderare questo aspetto.
Sì, assolutamente, con te abbiamo già avuto alcuni incontri, diciamo, alcune chat in cui abbiamo condiviso queste cose, avendo tua esperienza all'estero lo sai. Secondo me è importante settare le proprie prospettive sulla base di almeno un tot di visioni diverse, no? Non ho una monovisione, ma ce l'ho molteplice. Questo non solo a livello professionale, proprio a livello di vita. Noi a volte, non voglio entrare nello specifico, perché come dicevi tu, giustamente, ogni tanto c'è l'ondata di lamentela su, non lo so, un italiano potrebbe dirmi voglio andare via perché. Ma questo ovviamente avviene anche per lo svizzero, per lo spagnolo, ognuno si lamenta della propria realtà e vuole andare da qualche altra parte. Quindi, tra l'altro, l'Italia è classicamente una meta di espatrio, tutti vogliono venire in Italia perché è un posto meraviglioso, Sì. e lo è probabilmente più bel paese del mondo. Quindi gli americani mi dicono: io vengo lì e tu vieni negli States. Per loro è il miglior deal, è il miglior accordo possibile. Quindi è sempre così. Però davvero avere la conoscenza diretta ci dà i mezzi per valutare, quindi per decidere se è giusto, se ci sembra giusto o appropriato, uno stipendio, una qualità della vita, la tipologia di qualità della vita nella fase di crescita di nostro figlio o figlia, insomma. Tante cose, non solo professionali, ma proprio a 360 gradi. Questo Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. almeno per me, poi. Sì, no, sicuramente. E, direi che abbiamo coperto insomma, questo aspetto, direi di passare un po' alla parte più propriamente fisioterapica adesso. E, dicevamo che il tema principale di oggi è quello della lesione del legamento crociato e quindi la riabilitazione dopo la chirurgia. Vorrei fare con te un discorso seguendo una sorta di flusso logico-temporale, per cui partendo dal momento dell'infortunio abbiamo questo paziente, diciamo un paziente adulto con una rottura completa del legamento crociato, confermata dal punto di vista obiettivo e radiologico. E quindi la prima domanda è quali sono le opzioni terapeutiche e soprattutto diciamo, la domanda è anche, è la chirurgia ancora il gold standard? Qual è quindi questo rapporto di cui adesso si parla molto fra conservativo versus chirurgico? Sì, questo è un capitolo ancora più lungo. Alcune premesse. Allora, la prima cosa è che in ricerca la ricerca ci permette, ricerca scientifica ci permette di avere delle risposte, non tutte le risposte. Spesso invece, altresì, la ricerca solleva nuove domande, no? Nuovi quesiti. Quindi non sempre abbiamo una risposta a tutto, ma avere una buona parte delle risposte è meglio che andare a caso, ecco, per fare una sintesi il più possibile pragmatica. Quindi quando abbiamo un crociato in acuto, noi non ce l'abbiamo una risposta allo stato attuale. La letteratura ci dice però che quella che era la risposta certa prima, cioè operazione, questo non è corretto, non c'è nulla che ci permette, letteratura, di dire tutti i crociati rotti devono essere operati. Per semplicità parliamo di lesione isolata di crociato, perché se no entriamo in una Certo, sfera no, infatti. decisionale con lesioni multilegamentose, meniscali, cartilagine, davvero diventa un problema. Chiaramente più lesioni si hanno, più si va verso la chirurgia, per vari motivi che adesso non abbiamo tempo di discutere. Ma una lesione isolata non è di default chirurgica, indipendentemente dal livello di attività del soggetto, anche sportivo professionista. Si devono fare delle valutazioni su che sport pratica, in quale fase della carriera si trova, per esempio, l'atleta. Recentemente è capitato di valutare un atleta professionista oltre i 30 anni. Questo è un anno olimpico, bisogna considerare tutta una serie di fattori, no? Per cui operare voleva dire perdere determinati appuntamenti per cui si è lavorato per tanto tempo e quindi la scelta è stata assolutamente la chirurgia. No, non si è neanche mai veramente parlato della chirurgia. Però la realtà è che dobbiamo informare di quello che la scienza ci dice i nostri pazienti, cosa che non viene fatto troppo spesso. Questa è una cosa che negli States ho ben assorbito e quindi riunione con il paziente, la sua famiglia, il procuratore se uno sportivo, l'agente, insomma, l'allenatore, i cosiddetti portatori di interessi, diciamo, la decisione è del paziente, non è nostra e noi gli forniamo tutto quello che sono i dati, no? D'altronde, se vado a cambiare le ruote della macchina, chiedo entro quando mi consegni la vettura? Entro lunedì perché poi devo partire. Se viene detto no, entro lunedì non te la do, la scelta può essere di partire con delle gomme un po' più consumate, ma di riuscire ad arrivare dove devo arrivare se ho un appuntamento importante di lavoro. Quindi dipende. In realtà, quello che sappiamo da vari studi, in somma sintesi, è che il recupero dopo un'operazione non è così garantito come si pensava, perché la grossa base per la chirurgia era, e tuttora è così, perché culturalmente le persone non lo sanno. Mi opero così, non ci penso più. Non importa quanti mesi richiede, e questo è un capitolo di cui adesso parleremo,
In realtà non è così. Vari autori ci hanno dimostrato che il ritorno allo sport a livello di prima, non il ritorno allo sport in qualche modo, si attesta sul 65%, se sono un professionista addirittura meno, 55%. Questi dati forse erano un po', come dire, caustici, drammatici. Poi gli scandinavi, a letteratura di altra fonte, ci ha portato verso l'80%, quindi 89% addirittura con gli sportivi. Insomma, quindi diciamo che siamo in una range che comunque non ci dà il 100% di certezza di ritorno. Recentemente, l'anno scorso, è stato pubblicato il primo follow-up a 20 anni dopo l'approccio chirurgico o non chirurgico a lesioni di crociato in sportivi, parliamo di atleti. E l'altro grande mito è cioè mi verrà l'artrosi se non mi opero, ed è un messaggio che è passato molto dalla classe medica, ma anche da noi, dai sanitari, è falso. 6,8% in più di artrosi se ti operi rispetto a se non ti operi. Quindi, certo, non sono numeri abissali, ma è una differenza, e soprattutto non c'è la differenza che pensavamo. Quindi, cosa fare? Valutare e cercare di capire se abbiamo davanti un paziente che da solo, per motivi a noi ancora non chiari, perché la realtà è questa, il paziente può gestirsela senza un crociato. Ovvero se un paziente è un coper o un non coper. E qui si apre una terminologia che si trova in letteratura. Il coper è quello che il soggetto che ha una lesione di crociato e per qualche motivo non ha instabilità percepita. Può avere lassità, quindi ha l'Hackman test piuttosto che al cassetto, il ginocchio balla che è un piacere, per essere pratici, però poi il soggetto dice che tutto sommato quando corre, fa cambi di direzione, ovviamente attraverso un processo riabilitativo, sente il ginocchio abbastanza stabile. Un parametro sicuramente sono i cedimenti, cosiddetti giveaway. Se il ginocchio cede, abbiamo un primo allarme. Se il ginocchio cede 2 volte, iniziamo a pensare che forse sia un ginocchio chirurgico. È molto pragmatico, ma è così. Approccio scandinavo sempre. Si parte con la riabilitazione e si vede come va. A 8 settimane, adesso abbiamo solidi, dati solidi per poter fare una valutazione e dire: questo è un ginocchio che probabilmente può lavorare senza crociato o senza, con crociato ricostruito o senza. Sul primo non lo sappiamo, ma sul senza crociato sì. E i dati confortanti sono questi: circa un po' più della metà dei soggetti sembrano farcela senza il crociato, in una prima valutazione, dopo un mesetto, diciamo, anche all'inizio in realtà. Dopo 8 settimane siamo verso il 70%, quindi c'è un cambio di percentuali, per cui nel gruppo di quelli che sembrava essere un coper all'inizio, un 10-15% diventa un non coper, perché andando avanti con la difficoltà della riabilitazione, no? Iniziamo a fare i balzi, iniziamo a fare delle cose un po' più complesse, viene fuori che non riesce a gestirlo. Ma c'è un grande numero di coloro che non erano in grado di gestirlo all'inizio che diventa coper. Se non gli diamo il tempo di fare questa transizione, un soggetto che lamenta instabilità potrebbe diventare chirurgico, operarsi e non avere mai avuto il tempo di scoprire che senza crociato avrebbe comunque potuto fare quello che voleva. E quindi, insomma, questo è il grosso step. In più, sappiamo che la pre-riabilitazione garantisce outcome migliori a 2 anni, quindi in ogni caso partire con la riabilitazione, perché sarà, se poi il paziente diventa chirurgico, l'investimento per avere un outcome migliore a 2 anni, se poi verrà operato. Un ginocchio non si opera subito, purtroppo lo sport ci manda messaggi totalmente diversi, ma lo sport ci manda un sacco di messaggi sbagliati, tutti i giorni, soprattutto sul crociato, non si opera subito perché l'incidenza di artrofibrosi, di rigidità è maggiore, quindi comunque serve avere un ginocchio, tra virgolette, spento, pronto per essere operato. E quindi la fisioterapia è la via di partenza, sempre. Certo. E, O diciamo così che, dovrebbe essere. diciamo che per questo paziente immaginario abbiamo scelto la via chirurgica. Ti andrebbe di parlarci un pochettino di quelle che sono le fasi riabilitative importanti, quei punti chiave della riabilitazione fase dopo fase, quindi partendo dal primo giorno post-chirurgico per arrivare al return to play, anche se poi del return to play parleremo più approfonditamente dopo. Sì, allora torniamo appunto allo scenario reale, simulato ma reale. Abbiamo questo soggetto davanti e ha una lesione isolata di crociato confermata, quindi sappiamo che è così. Allora, intanto, prima di aver avuto la conferma, probabilmente abbiamo avuto le mani su quel ginocchio, l'abbiamo potuto testare noi. Penso sia sempre comunque utile menzionare il fatto che in acuto non riusciamo a capire un granché, soprattutto se usiamo i test in maniera confusa. Ecco perché la cosiddetta evidence-based practice ci aiuta un pochino, ci aiuta tanto, però insomma, siccome c'è un po' di diffidenza, conviene partire col freno tirato. Se io faccio un test del cassetto anteriore in acuto su un soggetto che ha avuto il trauma mezz'ora prima sul campo,
forse dovrei informarmi un po' meglio, nel senso che la metrica di quei test, la metrica di quel test non mi aiuta a determinare niente, sia che io abbia una impressione di un ginocchio senza un crociato, perché scassetta più dei cosiddetti 0,8 mm, più di, diciamo, scassetta almeno 1 cm, ossia che non lo faccia, non mi dice assolutamente niente. È un test che non ha la specificità, si dice, per informarmi su una lesione. Ne ho altri e quindi userò magari un Luckman test o un pivot shift test. Devo sapere che test usare e quando usarli. Se poi ho un ginocchio invece 4 settimane dopo in clinica o 3 settimane dopo in clinica, posso usare la cassetta anteriore. Sappiamo che la metrica si supera al 90% a quel punto in termini di specificità, però è importante. Step. Come tutti sappiamo, indipendentemente dall'intervento che è stato fatto al ginocchio, è la prima fase acuta e quindi la prima fase è riduzione del gonfiore, riduzione del dolore, recupero a livello neuromuscolare, dell'articolarità, insomma, tutto quello che si fa in un qualunque ginocchio. Potremmo avere una unhappy triad, con lesione meniscale multilegamentosa, o potremmo avere una operazione a livello di cartilagine, comunque vada, dovremmo fare la stessa cosa. Potremmo avere delle restrizioni che solo il chirurgo ci può dare, ecco perché andare in sala forse è interessante, cosa che consiglio di fare, perché il carico, piuttosto che l'articolarità, in certi interventi vanno limitati. Un crociato è abbastanza semplice, tanto è rigido di suo all'inizio, quindi non piega a 120 gradi il primo giorno, quindi piano piano progredisce nella flessione. Enfasi sull'estensione: a noi interessa l'estensione, il nostro obiettivo numero 1, 2, 3, 4 in primo mese è recupero estensione. Se abbiamo una mancanza di estensione siamo in grossi guai e questo non deve capitare. Quindi si può dire che le prime 4-6 settimane siano di cool down, di, come dire, di ripresa di una normale articolarità. Noi tendiamo. Tutto quello che facciamo è fatto su base di revisione della letteratura e sulla base dell'esperienza fatta in alcuni centri negli States che sono di riferimento per il crociato e per il ginocchio. Per cui le prime 6 settimane non facciamo forza. Perché? Perché la linea è quella di recuperare un'omeostasi del ginocchio articolare, non ci interessa e non vogliamo avere delle sinoviti che poi ci rallentano il percorso nel tempo. Quindi la forza si recupererà sempre, un muscolo lo recupereremo comunque. Tutti gli studi in ambito di sviluppo della forza ci dicono che quello che è un miglioramento di forza in prima fase, tanto all'80% è neuromuscolare, non è di fibra, nel senso non è di sostanza. Quindi lavoriamo certamente sul neuromuscolare, ma non mettiamo un paziente alla terza settimana sulla pressa a fare carichi che sono solo irritanti o irritativi del ginocchio, non serve assolutamente a nulla. Quindi la prima fase è quella. Lasciare le stampelle nell'arco di 4 settimane, non nell'arco di quando il paziente se la sente. Perché di nuovo vogliamo l'omeostasi articolare, il ginocchio bio, chimicamente parlando è alterata la sua situazione, no? Il liquido articolare non è più quello di prima. Chi ha visto un crociato in sala sa che viene traponato l'osso, cellule dell'osso entrano a contatto, galleggiano nel liquido articolare, sinoviale, quindi c'è una commistione chimica, biochimica che altera tutto. Quindi il primo mese, prime 2 settimane, 2 stampelle, terza, quarta, una stampella, gradualmente lasciamo. Poi abbiamo delle macrofasi a blocchi di 6 settimane, che sono in parte dettate dalla forza, perché sappiamo che per fare forza almeno 4-6 settimane ogni ciclo ne abbiamo bisogno, e in parte il tempo ci guida fino a un certo punto. Quindi abbiamo tempo e criteri, quello che ci interessa adesso, di cui parlare adesso. Dalla settimana in poi, per 6 settimane di nuovo. Quindi secondo blocco da 6 settimane in progressione, forza resistente, a quel punto ci interessano tante ripetizioni, carichi non, modesti, diciamo, non così elevati, per mettere la base della forza. 6 settimane successive ancora forza massimale, massima, chiamiamola come vogliamo, vogliamo lavorare sui grandi carichi, ipertrofia, vogliamo ricostruire la muscolatura, e ulteriori 6 settimane, e se fate la somma arriviamo a 6 mesi, i famosi 6 mesi che vedremo perché non ci servono un granché. Arriviamo alla parte poi di pliometria, forza esplosiva, diciamo, no? Di recupero del gesto. Però abbiamo dei criteri, come tutta la riabilitazione in ambito letteratura scientifica sappiamo che deve essere impostata, criteri per passare da uno step all'altro, quindi da una fase all'altra. Dalla 6ª settimana in poi testiamo e diamo dei criteri che sono sempre più selettivi strada facendo, per vedere prima l'accettazione del carico monopodalico, per vedere se è possibile passare ai balzi, se è possibile passare alla corsa. Le nostre batterie sono molto corpose, fino a quella del return to play, in realtà è un return to sport, se vogliamo stare a terminologia della letteratura corretta, quindi l'ultimo test, e sono, mi sembra, l'ultima batteria sono, mi sembra, 25-28, quindi testiamo la persona per quasi un'ora, per più di un'ora, in stato affaticato.
Quindi è un processo molto lungo. Arriviamo, diciamo, uno dei punti fondamentali, quello dei 12 mesi, dei famosi 3 mesi per il ritorno alla corsa. Quali test in particolare utilizzate per questa fase? Allora, temporalmente parlando, piccola digressione, mettiamola così, la Gazzetta dello Sport ci insegna che in 5-6 mesi si torna in campo, talvolta anche prima, perché se lo fa uno sportivo professionista tutti lo vogliono fare, il che è lecito, è normale che sia questo il pensiero comune, però è sbagliato, perché abbiamo ormai veramente una pila di pubblicazioni che ci dicono che non è corretto per vari motivi. Quindi un crociato ha un'evoluzione temporale che tendenzialmente si attesta sui 9 mesi, tendenzialmente, ora ne parleremo, 8-9 mesi, gli sportivi forse ce la fanno anche in 8, ma siamo sui 9 mesi per le persone normali, ed è solo un'indicazione, vuol dire che meno di quello tendenzialmente è difficile. Se quei 9 mesi li passo a fare una qualche terapia fisica o a non fare quello che devo, saranno 20 mesi, sarà di più. Quindi dipende cosa faccio. Fisioterapia di qualità è un concetto su cui bisogna insistere. Quindi 9 mesi di fisioterapia di qualità. Poi, perché a 6 mesi un crociato non è pronto? Perché abbiamo tanti studi che ce lo dicono. Allora, parliamo degli studi chirurgici per un attimo. Sappiamo, recentemente è stato pubblicato, ci sono studi che ci dicono che il neolegamento a 6 mesi non è pronto, non è proprio maturo abbastanza, non lo è nel suo terzo prossimale, nel terzo centrale, nel terzo medio, quindi distale. Quindi, se non è pronto, perché metterlo a essere sollecitato impropriamente? Due, abbiamo altri studi, potremmo aprire una lunga discussione su questi. Studi che ci parlano di una cartilagine non pronta alla compressione, perché il ginocchio è stato fermo, non soggetto alla progressione in carico ripetuto, compressiva, e quindi la cartilagine soffre, ha bisogno di più tempo per essere riabituata a fare il suo lavoro di cuscinetto, eccetera, eccetera. Se impostiamo i test a criteri progressivi, vediamo che i pazienti a 5 mesi non sono in grado di fare quasi quello che gli viene chiesto, non tengono, non hanno un buon controllo. E tu hai fatto un esempio della corsa, no? Allora, noi portiamo i pazienti a correre non prima dei 4 mesi, come tempo. Primo perché non c'è nessuna fretta per farlo. Secondo perché se il tuo orizzonte è 5-6 mesi, è ovvio che tu li devi far correre a 3 mesi, ma se il tuo orizzonte è diverso, cioè quello che dovrebbe essere a 9 mesi, non c'è nessun motivo per cui devono correre dal terzo mese, perché è una fretta totalmente ingiustificata. Criteri, citandone alcuni. Il soggetto deve essere in grado di dimostrarci che su una gamba controlla, quantitativamente e qualitativamente. Quindi si può usare per esempio la QASLS, che è una scala di valutazione della qualità del movimento. Lee Harrington è l'autore, noto ricercatore di ginocchio in UK, che tu ben conosci, perché ci inizia a dare una valutazione di qualità. Noi dobbiamo essere un po' più qualitativi oltre che quantitativi. Motivo per cui, per esempio, se andiamo avanti, abbiamo introdotto la valutazione qualitativa degli hop test. Gli hop test il buon Frank Noyes li ha introdotti nel 91, tutti li utilizziamo, ma li utilizziamo come distanza, quanto sei in grado di arrivare lontano rispetto all'arto controlaterale. Potremmo aprire un'altra parentesi sul fatto che l'arto controlaterale non sia il parametro migliore, perché è fermo anche lui da molto tempo, Gokler e altri ce l'hanno dimostrato, però almeno valutiamo la qualità e quindi filmiamo i nostri test, non è a occhio, abbiamo sempre doppia telecamera, doppia inquadratura con due terapisti davanti ai test, per cui noi abbiamo io e un collega facciamo i test in un setting diverso e andiamo a valutare i test su video. Porta via più tempo, ma sono più oggettivi. Abbiamo notato che a occhio perdevamo dei valori. Per la corsa, se la corsa prevede forza peso, forza di gravità, io peso 75 kg, quindi quello quando cammino c'è. Però quando corro, già quando cammino in realtà, quando corro c'è un'accelerazione di gravità, inevitabilmente io avrò una progressione di balzi uno dopo l'altro. E questo richiede tendenzialmente una volta e mezzo il mio peso corporeo. Questo è il carico che verrà richiesto al ginocchio. Quindi, se su leg press non riesco a gestire una volta e mezzo il peso corporeo in monopodalico per almeno una decina di volte, senza grossi affanni, uno 0,90 gradi, difficile che io possa correre. O quantomeno noi lo utilizziamo come parametro per giustificare l'accesso alla corsa, insieme a molti altri parametri, ovviamente. Per farti un esempio, insomma. Però noi arriviamo al quarto, non prima del quarto mese, su questo. Ti volevo chiedere una cosa sulla valutazione qualitativa. Che cosa testate di solito? Single leg squat e box standing? Allora, tantissime cose. Dipende dalla fase. Quindi,
come dire, la costruzione dei test è progressiva. Immaginiamo un viaggio dall'operazione al nono mese, diciamo nono mese per semplicità. Ogni tot c'è una fermata, ti fermi e vieni testato ogni mese. Ipotizziamo dal terzo mese in avanti per semplicità, in realtà dal secondo. È ovvio che non testeremo un agility test in un soggetto al secondo mese, non ha nessun senso, o un hop test perché la richiesta è troppo elevata. Progressivamente la batteria iniziale diventa sempre più ricca, sempre più selettiva e a volte perde dei test. Testare la qualità nel single leg squat monopodalico al terzo mese ha un valore, testarla al nono io spero non abbia più questo valore, ce cioè, lo abbiamo dato per assodato, ormai stiamo testando altro. Cosa testiamo però? Dovessi mettere dentro tutto in progressione l'Y Balance Test, quindi per esempio un test di valutazione. Qui chi usa l'Y Balance, chi usa lo Star Excursion Test, è la stessa cosa. Letteratura alla mano ci informano alcune direttrici di quel test, per cui è più veloce uno, scegliamo quello, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. Usiamo un tris di hop test, quindi il singolo salto, il triplo e il crossover, sia in valutazione qualitativa che quantitativa. Utilizziamo tutta una serie di batterie di test che abbiamo sviluppato in salti in rotazione, salti in cieco, quindi occhi chiusi, con stimolo visivo non deciso non precedentemente impartito, per cui c'è lo stimolo motorio è non anticipato. Stiamo cercando di sviluppare, di portare il soggetto progressivamente in una situazione in cui che è simile al campo. C'è un problema di validità ecologica in quello che facciamo noi in riabilitazione, per cui testiamo i pazienti dicendogli adesso correrai al conetto B, girerai a destra, gli diamo le istruzioni prima. Questo in campo non avviene, il soggetto non corre verso un avversario e decide prima che cosa fare. Dipende cosa fa l'avversario, dove viene mandato il pallone o cosa succede insomma nel contesto. E quindi stiamo sviluppando, ma li abbiamo già, dei test in cui il soggetto corre e solo all'ultimo sa se deve girare a destra, a sinistra, deve fermarsi, tornare indietro ed è ecologicamente più valido. Test, dicevo, balzi all'indietro, in rotazione. E poi utilizziamo progressivamente delle batterie che coinvolgono l'affaticamento. Parliamo di ovviamente fasi finali. Altro grosso problema è che, lo sappiamo, accennavi prima, il Return to Sport non c'è un consensus internazionale. Non c'è. In questo momento, se dovessimo dire se un fisioterapista dovesse dire cosa uso per mandare in campo in maniera abbastanza sicura un atleta, dicendo che è pronto, può tirare la monetina, nel senso che abbiamo alcune cose, alcune pubblicazioni che ci hanno dato delle batterie di test, sono diverse tra loro e non c'è consensus. Vuol dire che la comunità scientifica non è riuscita a dirci cosa serve. Non è facile, però è l'obiettivo di ricerca personale, per cui insomma stiamo ricercando su questo. Infatti, sì, continuerei su questo filone proprio del Return to Sport. Abbiamo citato quindi alcuni dei test, come dicevi, non c'è un consenso, però in realtà poi avere dei test, avere delle valutazioni oggettive è comunque fondamentale. E quindi in questa progressione, quali sono poi nelle ultime fasi, quelli che per te sono i criteri più importanti? Allora, più che nelle ultime fasi ci sono dei sempreverdi che si distribuiscono lungo tutta la ripetizione del crociato, quindi dobbiamo avere una valutazione di forza, usiamo il test isocinetico. Ovviamente il test isocinetico non è l'unico test che utilizziamo e non ha gli stessi parametri al terzo o quarto mese rispetto al nono, quindi è una progressione. I test progrediscono con il paziente, o meglio la richiesta dei test progredisce, è sempre più severa. Utilizziamo una progressione sulla gestione dei balzi e degli atterraggi in monopodalica. All'inizio sarà un atterraggio semplice, si evolverà in un salto da una superficie di 15, poi di 30 cm, poi in rotazione, poi con stimolo visivo impartito all'ultimo, e quindi insomma diventa sempre più complicato. Progressivamente mettiamo l'affaticamento, inseriamo gli agility test, che per nota di cronaca non sono agility test. L'agilità, proprio per definizione, è dimostrare una certa reattività ad uno stimolo che arriva strada facendo, non sapere prima che cosa devo fare e quindi dimostrare quanto sono rapido nel fare i cambi di direzione. Quindi tutti, se per esempio consideriamo il T-Agility Test o l'Illinois Agility Test, che sono test che noi utilizziamo, quelli non sono Agility Test. Quelli sono test di cambio di direzione, il che va benissimo, ma non sono Agility Test. E quindi abbiamo convertito quei test, o ne abbiamo creati altri, per avere degli stimoli in itinere. Il soggetto non sa prima dove deve andare e quelli sono dei veri Agility Test. Utilizziamo dei sensori inerziali semplici, qui ognuno sceglie, dipende dal budget, ci sono delle cose, si può anche fare tramite app da telefono, MyJump ci dà delle utilità,
su questo. Valutazione del balzo singolo monopodalico in verticale. Abbiamo tanti studi che ci dicono a 2 anni dopo l'intervento chi è tornato allo sport e sta bene è ancora carente sull'arto operato di forza in verticale. Quindi usiamo dei piccoli device su questo, con spese modeste si può fare, se no si può sviluppare la versione più casalinga, diciamo, per cui ti inquadro con un cellulare su un treppiede e poi vado a misurare la distanza dal terreno al punto massimo di volo dei 2 piedi. È più semplice, ma se fatto ripetutamente ci dà già un'informazione. Dobbiamo calarci nella Certo. nostra realtà, è inutile comprare device da migliaia di euro se non abbiamo migliaia di euro. Se hai le pedane di forza sicuramente ti possono servire, eccetera. Quindi è una lunga progressione, molto sul monopodalico, molto sull'atterraggio, molto su progressivamente l'affaticamento. C'è un grosso problema in letteratura, non c'è affaticamento. Dobbiamo affaticare i nostri atleti, anche amatoriali, perché l'amatoriale, l'amatore forse è peggio del professionista, va a giocare a calcetto una volta alla settimana, il calcetto quello vero, quello dell'ufficio, quello dove si fanno male, per intenderci, il venerdì sera, e lì se non c'è nessuna capacità di gestione dell'affaticamento è un problema. Quindi noi da seduta numero uno post chirurgia, i soggetti lavorano a livello cardiorespiratorio. Siamo responsabili per il quadro cardiorespiratorio, altrimenti vanno in lattacido subito, non gestiscono, e tu ben lo sai perché lavori nello sport, non gestiscono lo sforzo muscolare, l'affaticamento e il ginocchio cede, ma perché non ha un motore che lo tiene in piedi, insomma. Sì, assolutamente. Ma infatti io dico sempre che ci sono i test fatti lunedì mattina, l'atleta che ha avuto 2 o 3 giorni liberi, Esatto. fresco, fai i test, tutti contenti che è stato bravo, poi dopo 10 minuti sul campo vedi già che quel ginocchio non controlla più bene. Esattamente, ma questo forse può essere utilizzato come concetto di base, spero che sia utile, almeno per noi lo è. Non si tratta, è un viaggio progressivo. Non c'è una riabilitazione che dura 9 mesi perché è scritto da qualche parte, ma c'è un viaggio del singolo paziente, atleta, non importa del livello, quale sia il livello, che deve dimostrare costantemente che sta progredendo. Se dopo la corsa, per fare un esempio, dopo l'avvio alla corsa, lo lasciamo allo sbaraglio e la persona esce e va a correre un'ora di colpo, come spesso fanno, perché se posso correre, allora corro. È una cosa delinquenziale, non ha senso. Dobbiamo progredire in tutto e quindi avrà le progressioni di corsa, avrà il monitoraggio del carico. Ci sono strumenti di letteratura semplici da applicare per monitorare l'incremento del carico nel tempo. Possono non avere tutta l'abilità che forse si pensava in termini di prevenzione infortuni, non importa. Ci danno un monitoraggio di come sta progredendo. Il gonfiore semplicemente monitora. Se il soggetto corre 3 volte di fila in una settimana in progressione, 15 minuti, 18 minuti, 22 minuti, in 3 volte in una settimana, e gonfia, il ginocchio sta rispondendo, non deve andare avanti in quella direzione. Se ci giriamo dall'altra parte o gli diciamo di prendere un Voltaren, abbiamo un problema noi, non il paziente. Quindi passo indietro, riprogressione, quando lo accetta, il ginocchio è pronto. Perché non era pronto? Mille possono essere i motivi. Spesso non c'entra niente al ginocchio, spesso è una gestione muscolare a livello di gestione dinamica dell'arto inferiore, e quindi focus, macro focus sulla gestione dei muscoli a livello dell'anca, perché se non tengono, se non c'è gestione sul piano sagittale, quell'arto inferiore soffrirà di sbarellamenti a destra e a sinistra. Se non c'è gestione dinamica inerziale, no, del tronco, molti sport sono rotazionali. La stessa corsa è rotazionale in realtà, non è uno sport sagittale sul piano sagittale, ma sono rotazioni e gestione di queste rotazioni sul sagittale. Quindi, altre cose che abbiamo inserito sono le perturbazioni della vista, la deprivazione della vista, perché c'è ricerca su questo nei crociati, tante, tante cose. Un soggetto potrebbe aver bisogno di virare più verso un certo fattore e focalizzarsi su quello, un altro potrebbe essere assolutamente a posto su quello, ma avere un problema da un'altra parte. Quindi i test, i criteri ci dicono dove andare a lavorare e andiamo a lavorare rendendo la riabilitazione più cucita su misura, se così si può dire. Sì. Avevo una curiosità, abbiamo parlato ovviamente di tutta quella che è la fisioterapia indoor, quindi in palestra. Per quanto riguarda invece il lavoro sul campo, come vi organizzate? Sono i fisioterapisti a organizzare quella parte lì o avete dei riabilitatori o strength and conditioning che si focalizzano di più su quella parte lì? Allora, dipende. Faccio una doppia, magari provo a rispondere in due modi alla domanda. Realtà statunitense e realtà svizzera, dove la realtà svizzera è la nostra realtà, poi altri fanno cose diverse di cui non posso assolutamente parlare. Realtà States, c'è un profilo professionale diverso, nel senso che i laureati in scienze motorie, se parliamo della realtà italiana, quindi gli athletic trainer sono
professionisti semisanitari, in realtà sono proprio classificati nel gruppo dei professionisti sanitari, per cui sono loro che vanno in campo, sono loro che fanno l'assessment degli infortuni e hanno proprio una competenza diversa. Per cui lunedì in clinica, come dicevi tu prima, arrivano i giocatori che hanno avuto un infortunio, arrivavano ed erano stati valutati dall'athletic trainer. Magari c'era stato un bendaggio funzionale, un primo approccio, va benissimo perché hanno una formazione di quel tipo. Quindi spesso in campo lo fanno loro. Al contempo, la figura del fisioterapista sportivo è una figura che in Italia è forse è ancora un po' nebbiosa. Il fisioterapista sportivo va in campo, procede, continua con la persona fino alla fine. Semplicemente c'è una divisione dei task, dei compiti, perché la competenza in strength and conditioning non è del fisio, a meno che non abbia una formazione dedicata e vedi le varie certificazioni, ma è del preparatore atletico. E allora abbiamo delle sessioni in parallelo, mi sposto sulla parte più svizzera, dove abbiamo chi segue questi atleti, dipende dal livello. Un professionista avrà il supporto del team, un atleta amatore, insomma, che corre 2 volte alla settimana, no, dipende. Il grosso fa, e questo va detto, il posto in cui si lavora. Se io lavoro in un appartamento, è un problema. Riabilitare un crociato, può suonare antipatico, però non può essere fatto in un appartamento perché dopo un po' non funziona. Non funziona quasi da subito in realtà, perché se pensiamo a cosa deve fare un crociato, dopo 1 mese o 2 diventa un problema. Quindi lavorare in un centro sportivo vuol dire che noi usciamo, abbiamo i campi, qualunque sport ci interessa, possiamo simularlo o lavorare su superfici di quel tipo. Nel centro di Lugano, idem, abbiamo centri sportivi davanti. Quindi l'outdoor viene gestito dal fisio, però perché c'è una formazione in fisioterapia sportiva che ci aiuta nella gestione del carico e c'è un'interazione, deve esserci, io spero il messaggio possa essere, che passa possa essere questo, l'interazione con le scienze motorie, penso la realtà italiana, dovrebbe essere quotidiana, sono loro che hanno una competenza che noi fisio non abbiamo, dovremmo legarci a loro, è importante. Assolutamente, sì, sono assolutamente d'accordo. Anche noi alla squadra abbiamo organizzato in questo modo qui. Noi diamo delle direttive, nel senso che magari loro vogliono sapere che stato siamo, come deve essere la progressione, poi decidiamo insieme, insomma, i carichi, quelli acuti, poi cronici, facciamo un piano, insomma. Esatto, nello specifico, per esempio, quando mandiamo un atleta alla squadra, pensiamo agli atleti, perché gli atleti, come tu sai, hanno un team, hanno un allenatore, hanno dei fisioterapisti che li rivolgono indietro, no? Giustamente sono loro, come dire, di gestione. Per cui noi, diciamo, in 6° mese abbiamo in linea di massima un test che è per il cosiddetto ritorno allo sport, alla partecipazione con la squadra, vuol dire con dei limiti, ovviamente, non fanno tutto, non giocano la partitella e non si sottopongono, come dicevi tu, a una serie di carichi. Lì noi, se passano i test, contattiamo l'allenatore che ci dà la figura di riferimento, che è in genere il preparatore atletico, e gli diciamo quello che può fare e quello che vorremmo che non facesse e quelle che sono le progressioni. E riceviamo delle email settimanalmente o delle telefonate, insomma, dipende. Poi se siamo nella stessa realtà ci incontriamo, è diverso. Sta andando bene, ho avuto questo. Se c'è una, questo secondo me è la grande collaborazione che si deve sviluppare e che esiste in altri paesi. Se c'è un problema, è il preparatore atletico che alza la bandiera e dice torna dal fisio. Se il ginocchio gonfia, è inutile andare avanti. Il ginocchio è gonfiato, ho fatto un esempio stupido, ma per intenderci, è lui che ce lo rimanda e ci dice: secondo me c'è qualcosa di nuovo che non torna. Dai un'occhiata, vediamo, valutiamo e insieme decidiamo cosa fare. E il monitoraggio del carico lo fanno più loro, sono nostre indicazioni, ma lo fanno più loro, perché sono loro che sono in campo. Chiaro, assolutamente sì. Penso che abbiamo, insomma, coperto abbastanza oggi con questa intervista e ti ringrazio, è stato molto interessante. Spero che anche tutti coloro che ci seguiranno apprezzeranno. Grazie a te e grazie a voi. Ok, grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Grazie, ciao a tutti.